Tutto pronto per almeno il 23 e 24 giugno, torna a Rimini l'appuntamento con il Circo Mercato dei Sapori che ospita 12 chef dell'Emilia Romagna e altrettanti giovani chef stranieri sotto la guida di Massimo Bottura. Tra street food stellato, picnic gourmet, show cooking, gelato d'autore, mercato dei prodotti e l'app store degli artigiani. Il cuore di questo evento è all'interno del circo. Ospitiamo 12 chef provenienti da tutto il mondo che vengono qui cercando di scoprire, conoscere i nostri prodotti e ci aiutano a vederli con occhi differenti perché loro ci portano tutta la loro cultura, la loro sensibilità e la loro visione del mondo. Un frammento di quello che può essere la vita del loro ristorante, semplicemente visto dal punto di vista, dalla lente della Riviera Romagnola. Gli chef sono le star, noi siamo l'elemento pop, ovvero siamo quelli che dialogano e con i contadini e con i produttori, perché se contadini e produttori non ci sono, anche il lavoro dello chef, diciamo, resta chiuso in se stesso. Quindi, facciamo quello che abbiamo fatto dalla prima edizione a cui abbiamo partecipato, ovvero mettere in connessione tutte queste parti, insegnare, tra virgolette, insomma, lo facciamo in maniera divertente, in maniera giocosa, con anche assaggi e prove proprio di sensi, attraverso il palato, la vista, gli occhi. Mettiamo in connessione appunto le persone che gireranno con i produttori e con i cuochi, insegnando, giocando a riconoscere la qualità. Non è un evento, ha spiegato il sindaco di Rimini Andrea Agnassi, ma una vera e propria esperienza, un viaggio che dalla Via Emilia porta al mondo e torna indietro. Almeni è davvero un pezzo di questa storia italiana che attorno al cibo, attorno ai contadini, attorno ai prodotti, tenta di ricostruire, come è stato detto da chi mi ha anticipato, una attitudine, una coscienza. Rispetto a cosa? Rispetto a quello che l'Italia ha, rispetto al talento che con le mani trasforma i prodotti, rispetto ad una cultura, del cibo che oggi afferma davvero con forza il fatto di creare senza sprecare. Allora, dopo 5 anni, ci possiamo permettere di dire che questo tendone pazzesco, no? Di sogni, di viaggi, fellinesco, non è un grande viaggio. Non è un evento, è un viaggio dalla Via Emilia al mondo.